Coach, un esordio che ha messo i brividi in una delle squadre titolate per il salto di categoria. Sì, in realtà mi aspettavo meglio individualmente da qualche giocatore, però mi aspettavo peggio per quanto riguarda l'organizzazione in campo. Invece stranamente è andata tutta al contrario, nel senso che alcuni dei nostri punti di forza hanno iniziato con il freno a mano un pochino tirato. Invece per quanto riguarda l'organizzazione della squadra ho visto delle ottime cose. Stiamo lavorando da un mesetto, anche se alla fine 9 dodicesimi della squadra facevano già parte lo scorso anno della rappresentativa regionale, quindi per me è stato un pochino più semplice partire col piede giusto. Vedo un grandissimo potenziale. Questo è un gruppo di ragazzi, quelli che vanno dal 99 al 2001, che bisogna tenere sotto controllo, e secondo me se gli diamo la giusta linfa possono dire qualcosa di importante. Ecco, il ragionamento di prospettiva, quello del progetto Club Sardegna, che potrà dare dei frutti quando? Ma secondo me già a breve termine, nel senso che io personalmente ho sposato pienamente questa idea perché è un input che mi è arrivato dal Comitato Nazionale. Quando ho accompagnato Mozzo alle selezioni nazionali allievi mi è stato suggerito che i ragazzi del 99 dovrebbero già fare un campionato di Serie C. L'ho proposto al nostro presidente, che ha accolto subito questa mia idea e questa idea del Comitato Nazionale. La stiamo portando avanti cercando di coinvolgere la maggior parte delle persone possibili. Quali punti di forza? Vediamo un po' di scavare all'interno del Club Sardegna. Quali punti di forza della compagine? Ma secondo me ho parlato prima di Mozzo perché già è stato convocato una volta a uno stage della selezione nazionale allievi, però in realtà uno di coloro i quali sono partiti col freno a mano un pochino tirato è lui. Ciò non toglie che c'è un potenziale in questo ragazzo e secondo me in tutti coloro i quali stanno gravitando all'interno di questo progetto, che è altissimo. Secondo me da questa squadra possono uscire almeno una ventina di giocatori che possono fare la B2, che per la realtà pallavolistica sarda è una cosa importante. Significa cercare di organizzare le squadre del nostro territorio con giocatori locali e non magari andare in giro a cercare giocatori che vengono da fuori.